Presentazione dei calendari eccellenza e promozione 2017-2018. Siamo con Giulio Trevisan, massimo dirigente del Chieti, candidata al salto di categoria insieme ad altre realtà. Allora, com'è il Chieti che è appena nato? Diciamo che il Chieti è una squadra diversa rispetto all'anno scorso. Abbiamo cercato di adeguare la squadra alla categoria, abbiamo confermato comunque una decina di calciatori. È comunque una squadra molto giovane perché su 26 elementi 14 sono dei fuori quota tra il 97 e il 2000. Abbiamo ragazzi provenienti da varie realtà giovanili professionistiche, abbiamo preso ragazzi sia dal Pescara che dal Teramo, ragazzi nati tra il 99 e il 2000, quindi sarà un anno dove investiremo molto nella crescita di questi ragazzi e chiaramente, insomma, l'obiettivo è di fare bene. Giulio Trevisan, imprenditore, porta la sua competenza anche nel calcio. Ma questo, vabbè, spero di dimostrarlo, è un obiettivo. Chiaramente il calcio in questi ultimi anni è cambiato profondamente nel bene e nel male. Credo che oggi per creare delle realtà durature ci sia bisogno di trasformare le società, anche quelle dilettantistiche, in società organizzate, con competenze, con persone professionali, e ci stiamo provando. Comunque il progetto parte dal mister, da Gabriele Aielli, che insomma mi affianca non solo nella gestione della squadra ma anche nell'aspetto organizzativo. E credo che possa essere un modello interessante anche da replicare in futuro per altre realtà, perché alla fine riesci comunque a contenere i costi nella gestione dei campionati. E quindi anche, scusami, volevo dire questo, anche e soprattutto a far crescere dei giovani, perché credo che il campionato d'eccellenza sia un campionato dove insieme a quello della Serie D vadano fatti giocare ragazzi giovani che poi hanno delle prospettive di crescita nei campionati professionistici. Francesco D'Amore, il numero uno del capistrello compagine del torneo di eccellenza. Allora, la vostra stagione è cominciata con un buon pareggio nel derby contro il Paterno. Che sensazione ha avuto dalla sua squadra? Sicuramente no, un'ottima squadra. Arriviamo ovviamente dalla preparazione, quindi entrambe le formazioni erano tirate, però secondo me abbiamo un ottimo organico per dire la nostra quest'anno. L'obiettivo comunque rimane, il primo obiettivo è il mantenimento della categoria, poi tutto quello che verrà sarà ben accetto. Presidente, qual è stato l'acquisto che più l'ha soddisfatta? Tutti quanti. Devo dire che si sono avvicinati parecchi giocatori, abbiamo fatto un'ottima trattativa con tutti e comunque sono tutti soddisfatti, compresi noi. Grande pubblico quello di Fede Rovetana, anche quest'anno punterete a riempire il comunale tutte le domeniche. Magari avessimo più spazio. Gian Domenico Rondolone, il numero uno della Torrese, tra le compagine accreditate alla vittoria del campionato di eccellenza. Questo è quello che dicono gli addetti ai lavori, lei è d'accordo? Noi innanzitutto siamo una matricola. Non ce ne dobbiamo scordare che siamo una matricola. Sicuramente abbiamo una buonissima squadra che ce la giocheremo con tutti a viso aperto, come ieri ce l'abbiamo giocata in Coppa Italia col Martinsicuro. Sarà questa la prerogativa nostra, che tutte le partite verranno affrontate per vincerle. Poi se troviamo una squadra che fa un gol più di noi, tanto di cappello, ci fa piacere che siamo accreditati di questa cosa. Presidente, secondo lei qual è la compagine o le compagine che insieme alla sua Torrese lotteranno per la Serie D? Io penso Chieti, Giulianova, lo stesso Spoltore, San Buceto, Capistrello, ci sono le squadre attrezzatissime, siamo anche noi sulla griglia di partenza, però poi come si sa nel calcio niente è scontato, perché è il campo che parla. Siamo con Angelo Di Gregorio, massimo dirigente del Paterno, tra le candidate alla vittoria del torneo di eccellenza. Presidente, allora com'è il Paterno che sta nascendo? Ma a noi fa piacere se gli addetti ai lavori ci considerano fra i pretendenti alla vittoria finale. D'altronde quello che abbiamo dimostrato negli ultimi anni, questo lo fa pensare. E comunque anche quest'anno siamo
definendo un po' la rosa, manca ancora qualche tassello, 2 o 3 persone, e poi possiamo, se si concludono delle trattative, possiamo dire che saremo anche quest'anno presenti per giocarci la vittoria finale. Presidente, quali sono a suo avviso le compagini che insieme al suo paterno lotteranno per il salto di categoria? Diciamo che sono note, no? Mettiamo in testa le 3 promosse dell'anno scorso della promozione, perché sono città che ci stanno più che bene in eccellenza, e quindi i favori li diamo a loro, ma l'eccellenza abruzzese è la, diciamo, è la migliore, non parlo proprio di tutta Italia, ma è una delle migliori categorie qualificate per gli atleti che vi si impegnano, e quindi anche per loro sarà difficilissima, quindi sarà una bella battaglia, perché penso, modestamente penso, che saranno almeno 7-8 quest'anno le squadre che si giocano il primo posto. Presidente, se potesse scegliere, campionato o Coppa Italia? Coppa Italia. A margine della presentazione dei calendari di eccellenza e promozione 2017-2018, siamo con il direttore generale della Renato Curi Angolana, compagine di eccellenza, Antonio Palladinetti. Anche quest'anno il vostro marchio di fabbrica sarà quello di puntare sui giovani. Assolutamente sì, quest'anno più che mai, alla luce di quelli che poi sono stati anche i risultati ottenuti nel settore giovanile nella scorsa stagione, e colgo l'occasione di ringraziare tutti gli allenatori, i collaboratori, e fare veramente i complimenti a tutti i ragazzi che l'anno scorso hanno rappresentato i nostri colori in tutte le categorie, giovanissimi, allievi e juniores. E dicevo, quindi quest'anno a maggior ragione il marchio di fabbrica dell'Angolana sarà incentrato sempre di più sui giovani, perché questo è il nostro stile, e questo è, come dici giustamente tu, il nostro marchio di fabbrica. Antonio Palladinetti, dirigente con passato in contesti di livello professionistico, cosa ha portato nella Renato Curi Angolana? Beh, devo dire comunque di aver trovato una società ottimamente organizzata. Avevo già avuto il piacere di lavorare tanti anni fa nella Renato Curi Angolana. Spero di aver dato il mio contributo nel riorganizzare un pochino la società, e soprattutto devo dire con grandissima gioia di aver trovato dei colleghi bravi, dei professionisti di alto livello. Siamo con Mimmo Vernacotola, direttore generale del Giulianova, compagine che senza neanche nascondersi più di tanto punta diretta al salto di categoria. Allora, che campionato sarà quello del Giulianova? Quello del Giulianova staremo a vedere, insomma, quello che esprimono pure gli altri. Noi abbiamo fatto il nostro, siamo convinti di quello che abbiamo fatto. Oggettivamente, insomma, l'unico dato di riscontro che abbiamo a tutt'oggi è la prima partita che abbiamo disputato ieri in Coppa Italia, che poi tra l'altro quello che è venuto fuori è anche un buonissimo risultato, con una squadra ben attrezzata come l'Alba Adriatica. Poi vediamo, insomma, come è successo l'anno scorso. Noi non conosciamo, perché veniamo da fuori, la categoria e la forza delle altre squadre. Un po' ci siamo informati, abbiamo tra virgolette riscontrato, soprattutto parlando con le nostre interfacce, gli altri addetti ai lavori che fanno parte della dirigenza di altre squadre che nei nastri di partenza saranno competitive, che oggettivamente è uno dei campionati più difficili degli ultimi 15 anni, quello che ci apprestiamo a fare in questo campionato di eccellenza. Sicuramente, questo lo posso dire, il Giulianova reciterà la sua parte. Per quanto concerne il mercato, può definirsi chiuso o c'è ancora spazio per qualche sorpresa? Io lo vado ripetendo unitamente al Presidente, comunque che noi partiamo dall'idea che mai dire mai, non ci tiriamo indietro, come non l'abbiamo fatto nemmeno l'anno scorso, che non è stato un campionato semplice, perché comunque si trattava di ripartire e lo abbiamo fatto bene, stravincendo tutte le competizioni che ci hanno visto impegnati. Quest'anno, diciamo, vediamo, siamo partiti con una squadra che pensiamo di aver attrezzato bene, poi vediamo quello che serve, non ci tireremo indietro. Direttore, qual è stato l'acquisto che più le è piaciuto? Ma guardi, adesso mi sembra, insomma, se dovessi fare 2 nomi, faccio i nomi dei ragazzi sui quali
puntiamo molto, che sono due, o meglio un 99 e un 97, e mi riferisco principalmente al portiere Nicolò Orsini, che pure ieri insomma, ha dimostrato insomma, di avere quasi insomma, l'esperienza di uno che gioca in queste categorie chissà da quanto tempo, e poi Flavioni, che era già conosciuto perché ha militato in altre squadre di rango e di blasone già precedentemente, avendo fatto delle esperienze, e mi sembra insomma, così, per fare due nomi, dare diciamo, un segnale di riconoscenza, di rispetto verso i ragazzi più giovani, mi sembra più giusto. Però staremo a vedere un attimo durante il corso del campionato di vedere qual è il migliore acquisto. Per noi partono tutti alla pari. Meuccio Di Santo, direttore generale del San Salvo, compagine di eccellenza, possiamo dire bentornato nuovamente a San Salvo. Sì, è vero, anche con tante difficoltà, anche con tanta paura, sono sincero, perché è stato dall'iscrizione all'ultimo secondo e dopo allestire la squadra, a pensare che il 7 agosto il San Salvo aveva un solo tesserato, quindi è stato un lavoro veramente ferrato, che non sono esistite né domeniche né giorni di festa per poter allestire una squadra che almeno... io dico sulla salvezza, però cerchiamo di puntare anche oltre la salvezza. Ringrazio il presidente Vicoli che mi ha dato fiducia, tanti imprenditori, gli amministratori sia di maggioranza che di minoranza. Ringrazio anche tanti amici che ho in questo mondo, nel mondo del calcio, che in un momento di difficoltà mi hanno dato una mano. E qua si vede i veri amici, perché in questo momento avevo bisogno veramente di questi amici sinceri e onesti. Colgo l'occasione per ringraziarli, questi amici. In questo mondo molte volte il calcio unisce, non solo, rafforza l'amicizia. In un momento di difficoltà verso l'8-9 agosto ho cominciato a chiedere aiuto anche a degli amici in questo mondo che mi sono stati vicini. Circa 10 giocatori arrivati negli ultimi giorni, questo dimostra che il DG Meuccio Di Santo è ancora capace. Sì, diciamo capace, una volta che si prende l'impegno, o uno alza le mani oppure si deve rimboccare le maniche affinché queste cose riescano bene. Ripeto, sono stato anche lì quasi, dopo aver accettato di andarmene, di ritornare a Capistrello, perché colgo anche l'occasione per ringraziare tutta la società del Capistrello, perché mi hanno trattato come uno di loro, e la fiducia che mi hanno dato anche in questi giorni, che tramite telefono mi hanno incoraggiato sempre di fare dei migliori modi in questo mondo. Purtroppo è così, bisogna lavorare per portare gioia a una città, a dei tifosi e soprattutto alla società, perché ne hanno bisogno. Francesco Paolo Salviani, addetto stampa dell'Acqua e Sapone, compagine del torneo di eccellenza. Allora, quest'anno con quali obiettivi riparte la compagine Verde Oro? Beh, gli obiettivi sono semplici: far bene, divertirsi, valorizzare i giovani e centrare il prima possibile la salvezza. È un campionato difficile, lo sappiamo, ci sono tante formazioni di prestigio: Chieti, Spoltore, Giulianova, tra tante, Paterno, eccetera. Quindi l'obiettivo della società è di raggiungere i fatidici 40 punti il prima possibile e poi levarsi numerose soddisfazioni. Si è chiusa l'era Giuseppe Naccarella, condita da tante soddisfazioni, e si è da poco aperta quella di Alessandro Del Gallo. Con quale spirito, con quale ambizione è pronto a ripartire il neotecnico? Beh, innanzitutto ci tengo a salutare mister Naccarella, che ora è all'Ascoli Primavera e ha trovato un palcoscenico di prestigio nel quale può esprimersi al meglio, e faccio in bocca al lupo a colui che io chiamo Mister Bomber, Alessandro Del Gallo, perché Alessandro Del Gallo le passate stagioni giocava attaccante, era un attaccante poi di prestigio, eccetera. E gli auguro di far bene, e secondo me ha le carte giuste per poter esprimere e far esprimere alla squadra un bel gioco. Con formazioni precedentemente allenate come gli allievi, ha sempre espresso veramente un gioco fantasioso, un gioco semplice ma efficace. Quindi auguro ad Alessandro veramente il meglio, in quanto se lo merita come persona e come uomo di calcio. Parlavamo di giovani, ce n'è qualcuno nell'Acqua e Sapone che potrà ambire al palcoscenici più importanti dell'eccellenza?
Beh, fare nomi non è giusto, però sicuramente basta vedere la distinta la domenica per osservare i numerosi fuori quota che giocano e sono in panchina, per dire che tanti ragazzi possono ambire a qualcosa di più importante e credono in un sogno. Credono in un sogno e la società sta dando tutto l'aiuto possibile per concretizzarlo. A margine della presentazione dei calendari di eccellenza e promozione 2017-2018 siamo con Massimo Valà, direttore generale, nonché responsabile della cantera dell'Alba Adriatica. Allora, la vostra stagione è iniziata con una sconfitta, ma la squadra non ha demeritato in quel di Giulianova. Guarda, sicuramente sono molto soddisfatto della partita di ieri, dove ecco, si è evidenziato il nostro lavoro e il lavoro del nuovo mister. Abbiamo allestito una formazione molto molto giovane, secondo me ben costruita e ben fatta. Lei è un profondo conoscitore del torneo di eccellenza, che campionato si aspetta quest'anno? Sicuramente un campionato molto equilibrato, ci sono state ecco, delle squadre che si sono molto molto rinforzate, poi c'è stato ecco, c'è, sicuramente ci sono due squadre molto blasonate come il Chieti e come il Giulianova che sono salite, e quindi sicuramente sarà un campionato molto bello e molto equilibrato dal mio punto di vista. Mauro Bassi, numero uno del River Chieti 65, tra le compagini più giovani dell'intero torneo di eccellenza. Allora, anche quest'anno si parte con un obiettivo, valorizzare i giovani del vostro florido settore giovanile. Sicuramente sì, con la speranza di poterci salvare anche quest'anno, cosa che abbiamo fatto in maniera direi anche brillante l'anno scorso, anche se nelle ultime due partite abbiamo rischiato grosso. Noi ci affacciamo al campionato di eccellenza solo allo scopo di poter valorizzare i giovani, perché altrimenti non ci sarebbe motivo, anche perché specialmente quest'anno c'è un'altra compagine che rappresenta in pieno la città di Chieti, che è il Chieti del patron Trevisan, che giustamente ha ambizioni di poter inverdire i fasti del calcio teatino e magari tornare nel più breve tempo possibile anche tra i professionisti. Il nostro compito è diverso, è quello di fare settore giovanile con serietà come abbiamo sempre fatto da oltre 50 anni e di magari fornire alla Chieti Calcio stesso o a chiunque altro dei ragazzi per poter rinverdire quello che è il fascino del River. Quest'anno ne abbiamo dato uno al Pineto in Serie D, un 98 che proprio questa sera è stato premiato, verrà premiato come il secondo giocatore più bravo. Si riferisce a Samuele Barbarossa. A Samuele Barbarossa, esattamente. Quest'anno magari speriamo che qualche altro ragazzo possa ricalcare le orme di Samuele. Presidente, in una intervista alla nostra redazione lei aveva detto tra i punti di forza del River Chieti c'è anche quello della totale sinergia tra società e squadra. Sicuramente sì, a parte il fatto che la nostra squadra, la prima squadra, cioè la squadra di eccellenza, è formata da ragazzi che magari si avvicinano ai 30 anni, ma sono ragazzi che giocavano nei pulcini del River negli anni precedenti. Ce ne sono 3-4, tipo Antignani, Ferragalli, Di Renzo, che a 16-17 anni hanno giocato chi in eccellenza, chi in Serie D, in Serie C, eccetera. Poi nel momento in cui il ciclo è terminato hanno chiesto di poter rientrare nei ranghi e fare da chioccia, essere quindi di supporto ai ragazzini nella speranza che anche loro potessero magari seguire i loro passi, ma magari fare qualcosa anche di più. Siamo con Vincenzo Cigli, numero 2 dello Sportore, società che si candida a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo torneo di eccellenza. Allora, sappiamo che lei è una new entry degli Azulgrana, con quanto entusiasmo si è gettato in questa nuova avventura? Ma credo di aver riacquistato degli anni nella vita, nel senso che c'è gioia, felicità in questo ruolo, perché sto con un gruppo di amici che così come me vivono questa nuova realtà, questa nuova avventura. Obiettivo nostro è quello di essere coesi, di essere uniti in un campionato nuovo per me in particolare e per tutta la società, perché non dimentichiamo che abbiamo vinto 4 campionati negli ultimi anni nelle varie categorie. E anche questa cerchiamo quantomeno di difenderla e di tenere
botta le già quotate numerose società, vedi Chieti, vedi Giulianova e poi non so chi poter mettere ancora, lo scopriremo nel campionato stesso. Sabatino Pompa, numero uno dello spoltore, società candidata a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo torneo di eccellenza. Da molti lei è definito un generoso. Quest'anno qual è l'obiettivo di Sabatino Pompa? L'obiettivo è sicuramente, cioè, il primo anno che siamo in eccellenza, quindi il primo anno di verificare, di salvarci è il primo obiettivo. Poi quello che verrà, verrà, ma la prima cosa è salvarci, rimanere in eccellenza, perché è stato un grande obiettivo, quindi quello che noi vogliamo è restare in eccellenza. Nella recente sessione di mercato sono arrivati calciatori importanti come Nardone, come Sanchez, come il trequartista spagnolo Paquito. Cosa si aspetta da questi elementi di spicco? Mi aspetto che questi ragazzi si uniscono insieme a tutti gli altri ragazzi che noi abbiamo e quindi possono portarci, diciamo, alla sicura salvezza, e poi qualche altro obiettivo che arriverà ben venga. Antonio Lattanzi, numero 2 del Martinsicuro, compagine del torneo di eccellenza, dopo il secondo posto della scorsa stagione e la finale play-out, ripartite con grandi ambizioni. Beh sì, diciamo, le ambizioni nostre sono quelle dello scorso anno, quella di una salvezza possibilmente tranquilla. Poi, come dicevamo l'anno scorso, se ci siamo ci proviamo fino alla fine a cogliere qualche importante vittoria. L'anno scorso è andata male per diversi motivi, però siamo comunque contenti di quello che hanno fatto i ragazzi. È stato importante riconfermare l'ossatura della passata stagione? Chiaramente, più che altro è stato importante confermare un allenatore come Guido Di Fabio, che è un allenatore completo sotto ogni punto di vista, dal punto di vista umano e anche dal punto di vista tecnico. Quella è la cosa più importante. È chiaro che sono stati dei cambi dovuti al fatto che qualcuno ha voluto andare via, qualcuno abbiamo deciso di mandarlo via, ma la maggior parte della squadra è quella dello scorso anno. Gabriele Tacconelli, direttore sportivo del Miglianico, compagine del torneo di eccellenza, la vostra stagione è partita con il piede giusto, un successo nell'andata del primo turno di Coppa Italia in quel di Cupello sia di buon auspicio per la nuova stagione? Sì, speriamo, dopo i guai che abbiamo passato l'anno scorso, speriamo di fare un campionato diverso, ecco, da quello dell'anno scorso. Diciamo che ieri ci siamo comportati bene sotto l'aspetto proprio dinamico della squadra e vediamo di proseguire in questa maniera. Sono arrivati tanti ragazzi esperti, qualcuno giovane, una scommessa su tutte di Muzio. Sì, questa è proprio una scommessa, un ragazzo incredibile che non ha mai fatto questa categoria, però ecco, l'hai detto proprio bene, è una scommessa, io ci credo molto. Quanto c'è di Gabriele Tacconelli in questo Miglianico? Ma come tutti i direttori sportivi, è chiaro che d'accordo con l'allenatore e con la società si va a prendere dei giocatori, speriamo che alla fine ci abbiamo preso. Giuseppe Di Francesco, direttore tecnico del Cupello, dalla prima squadra sino all'intero settore giovanile, è passato dal campo alla scrivania. Con quale ambizione? No, io non vado in pensione, l'ho già detto quando alla conferenza stampa di presentazione, quindi non è scrivania, ma è un lavoro straordinario, perché avere ecco, la direzione tecnica di tutte le squadre, soprattutto per una realtà come la nostra che ha quattro categorie nel top regionale, io credo che sia un motivo di grosso soddisfazione. Chiaramente la nostra società ha voluto che assumessi questo ruolo, mi dispiace tantissimo non essere, quindi avere la panchina, però è chiaro che non sono Superman e quindi mi dovevo comunque fare delle scelte. Quindi noi avremo comunque delle grosse responsabilità, perché con i tecnici stiamo preparando, ecco, un qualcosa di, sportivamente parlando, di crescita, di promozione, stiamo parlando di stage da fare con professionisti in maniera tale che loro crescano. Il mio obiettivo è quello della crescita, della formazione umana, quindi la promozione umana. Quindi il resto diventa aria fritta. E non ci devono essere diciamo, alterazioni in tal senso. Noi dobbiamo fare calcio per promuovere i giovani. Questo è il quadro a cui faccio riferimento. Non ultimo, rivincere il premio disciplina, perché ci teniamo tanto. Eh sì, infatti ci ha anticipato, nel torneo di eccellenza quando si parla di Cupello non si può non parlare di disciplina.
Sì, io 3 anni fa, adesso ne parlavo col presidente del Capistrello, la prima volta, la prima gara che andai a fare a Capistrello, dicevo proprio a un tuo collega che il nostro obiettivo era il primo disciplina, perché credo che sia la dimensione più importante che una squadra, che una società possa, a cui possa ambire. Noi siamo dilettanti, ma di che cosa vogliamo vincere? Sì, tutti dobbiamo vincere, ma per vincere che? Per andare dove? E per fare che? La Champions io non la posso vincere, allora per dare una dimensione significativa ai giovani e soprattutto perché il campo è una polveriera e noi dobbiamo tutelarli, dobbiamo aiutarli, perché ci sono anche delle responsabilità penali e i dirigenti questo lo devono dire e gli allenatori lo devono dire, devono tutelare i giovani, quindi questo è l'obiettivo nostro, è un'azione formativa significativa per i nostri giovani che si proietteranno e che non faranno i calciatori nella vita, ma si proietteranno a vivere la loro esistenza nella società con una dimensione certamente diversa da quella degli altri.